Bella ragazzi, allora buonasera a tutti. È una giornata veramente così particolare che non vi immaginate. Siccome voi avete sicuramente letto il mio stato, ho scritto una cosa che diciamo sono da tanto tempo che mi sto lamentando, che non riesco a fare esplorazioni e quindi io basta. Basta, ho bisogno di fare un'esplorazione decente, un'esplorazione che potrà essere a livello da un professionista, che i professionisti hanno, diciamo, le p***e, scusate della parola, tanto si sentirà bip, vuol dire che sono dei veri esploratori, come i nostri grandi, nostri amici che noi seguiamo così tanto, che sono i PIT, che loro vanno alla ricerca di posti infestati e luoghi dove ci sono strane presenze, qualunque posto che ci potrebbero essere, non so, cose strane che non sappiamo, o strange antiques come si dice in inglese. Io sono qui per le persone che credono in me, che sanno chi sono, e qualunque cosa loro si fidano di me, delle cose che faccio. E oggi sono qui a Molentargius, in mezzo alla foresta, alla vegetazione più misteriosa della nostra zona quartese. E io oggi voglio scoprire chi ci sarà qui in mezzo alla vegetazione, che tipi di animali notturni ci potrebbero essere e soprattutto ci saranno delle presenze qui durante la notte. Bene, io ragazzi, io sono subito in azione e lascio subito che io comincio a lavorare perché non voglio fare così molto tardi. E io questa esplorazione la sto facendo per voi. Già si sentono già le canne che si stanno muovendo dal vento, perché qui c'è, ragazzi, c'è maestrale, è veramente inquietante, ragazzi. Sto superando me stesso, capito? Quindi adesso io vado e comincio questa mia nuova avventura. Vai all'intro e andiamo subito in azione. Vai! Cominciamo, ragazzi. Siamo qui in mezzo alla vegetazione e non so che cosa ci potrebbe essere qui. C'è qualcuno qui? Rispondetemi. È sceso il buio. Per favore, fatti far vedere per questa notte. O come si dice, non so se ho detto giusto, è sceso il buio, fatti far vedere per favore in questa notte. Non so se ho detto giusto, ragazzi, la parola magica. Io mi ricordo che loro dicevano: è sceso il buio, per favore fatti far vedere per questa notte. Si sente di strani suoni, lo senti? Gli animali, chi sarà? Chi è? Fatti sentire!
ragazzi, provo a prendere la torcia, quella secondaria, quella frontale. Aspetta, questa lo metto io addosso, lo metto qui. Mi sono dimenticato di far potenziare la mia torcia, quella professionale. Io sento dei strani suoni, strani versi, ragazzi. La mia lanterna esplorativa, speleologica. C'è qualcuno? Rispondete. Andrew Pepper, Indiana Jones Sardegna. Mi trovo qui a Molentargius per entrare in contatto con voi. Potete manifestarvi come volete. C'è qualcuno? C'è qualcosa qua. C'è qualcosa qua. Chi è? Sei tu? Rifallo di nuovo. Ragazzi, sai che cosa mi fa ricordare questa cosa? Mi fa un po' ricordare, sai cosa? Tipo Sainz. Di nuovo. Chi è? Charlie, tu vedi qualcosa? Vedi qualcosa? Vedi qualcosa, Charlie? Ok, stiamo di nuovo tornando di nuovo il ponte, ragazzi. Ho deciso di passare dall'altra parte. Controlliamo. Approfittatene adesso. Sto per andare via. Volete che rimanga? O volete che io vada via? Mandatemi un segnale. Ora. Va là, sto entrando, fatti far vedere per questa notte. Che cazzo di animale è? Avete visto, ragazzi? Quello che abbiamo sentito prima erano quattro animali molto molto strani, non li ho mai sentiti, perché sicuramente di notte arrivano dei tipi di animali, anche di questi, da quelli che io conosco, che sono fatti un sacco di volte qui in esplorazioni nel Montagius, e questi erano veramente dei suoni di animali molto 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 strani e veramente misteriosi.
E inquietanti. Assurdi. Erano in quattro, mi stavano circondando quando io ero lì al centro. Non mi ricordo il suo nome, non mi ricordo. Io sento tantissimi passi che non riesco a capire da dove vengono. Cosa viene da lì, secondo voi? Questo vento non mi piace, ragazzi. Questo l'aveva detto anche Paolo e Debbie dei Pit, che quando compare il vento forte significa che c'è qualche segnale, qualche comunicazione con noi.